Benvenuti, buon pomeriggio. Appunto, mi chiamo Elisabetta, sono una guida di Ad Artem e Ad Artem, insieme a Opera d'Arte, Aster e i Suoni della Città, è una società concessionaria per quanto concerne la didattica al Castello Sforzesco. La visita che ho pensato di proporvi oggi ha come tema, come titolo, Vedute cittadine tra passato e presente. Il tutto attraverso il castello, perché ovviamente all'interno di questa visita non può che essere il castello di fatto il nostro effettivo appunto, protagonista assoluto, e quindi sarà il centro di fatto di tutto questo nostro percorso. Se ogni tanto mi vedete fare delle facce strane, non preoccupatevi perché mi segnala che qualcuno deve essere accettato nella chat e quindi nel frattempo devo gestire anche questa situazione. Iniziamo quindi subito con un'immagine che giusto appunto è legata al nostro castello. Sarà il castello, vedrete in maniera diversa, il protagonista poi di questo percorso. Iniziamo quindi con un'immagine che risale al 1893, in cui vedete appunto l'ingresso principale del castello. Potrebbe apparentemente apparirvi un'immagine in qualche modo familiare, nel senso che effettivamente in questa veduta mancano ancora delle cose che invece ci sono adesso, come ad esempio la fontana, però tutto sommato se rimaniamo fermi soltanto sulla visione del castello, ci sembra di vedere un castello come ce l'abbiamo in mente, con una piccola, devo dire, differenza perché in effetti la facciata e la torre del filarete risulta un po' strana. Risulta un po' strana perché in realtà non è davvero un'architettura. Quella infatti che state vedendo è un'architettura posticcia, perché la torre non era ancora stata ricostruita e quindi ne vedete di fatto una sorta di costruzione teatrale di come poi sarebbe stata effettivamente la torre. E questo quindi ci introduce già un tema importante, nel senso che la torre noi siamo abituati a vederla, ma si tratta di fatto di una ricostruzione. Di una ricostruzione che fu iniziata proprio a fine 800 da un importante architetto, nonché storico dell'architettura, ovvero Luca Beltrami. È a Luca Beltrami che dobbiamo il restauro dell'intera struttura del castello. Si tratta di un restauro in stile. Che cosa vuol dire restauro in stile? Vuol dire che dove la struttura era stata modificata o nel tempo magari degli elementi erano stati del tutto eliminati, vengono ricostruiti nell'ottica di riportare idealmente il castello a quelle che dovevano essere le sembianze originali del castello in epoca sforzesca, quindi nella seconda metà del XV secolo. Allo stato attuale il restauro in stile non viene assolutamente fatto, di fatto, perché si tratta a suo modo indubbiamente anche di una falsificazione storica perché vengono eliminati tutti quegli elementi che raccontano il trascorrere del tempo in fondo di una struttura. Quindi oggi una cosa del genere non viene fatta, però Luca Beltrami era figlio del suo tempo e all'epoca il cosiddetto restauro in stile era molto in voga. Tant'è che molti edifici che noi siamo abituati a vedere come simbolo di epoche passate sono in parte indubbiamente anche frutto di restauri in stile appunto di fine 800 e tra essi anche il Castello Sforzesco. Però a Beltrami dobbiamo soprattutto il merito di averlo salvato, il castello, perché come vi anticipavo appunto il castello nel corso del tempo è inevitabilmente cambiato. Non è rimasto così fossilizzato nel corso di tutti i secoli, anche perché Milano ha vissuto secoli travagliati, tutte le fasi di dominazione straniera, la fase spagnola, la dominazione austriaca, intervallata dal breve periodo napoleonico tra 7 e 800. E nel corso di tutto questo tempo è impensabile credere che il castello possa rimanere lì, diciamo, fossilizzato e che non sia mai cambiato. No, nel corso del tempo, anzi al contrario, il castello era cambiato molto. Però adesso dobbiamo immedesimarci per capire meglio la situazione proprio nell'epoca di questa fotografia. Cioè, immaginiamoci di essere dei milanesi dell'ultimo quarto dell'Ottocento, dei milanesi soprattutto post Unità d'Italia, quindi dei milanesi dopo il 1861, quindi che avrebbero potuto vedere questa veduta per capire che cosa fece Beltrami. Perché appunto vi dicevo, il castello nel tempo fu modificato e per i milanesi dell'epoca il castello non rappresentava assolutamente l'epoca degli sforzi, ma le dominazioni straniere, non tanto forse la dominazione spagnola, che ovviamente nessun milanese dell'epoca poteva davvero aver vissuto, quanto soprattutto la dominazione austriaca, perché un milanese post Unità d'Italia, magari non giovanissimo, magari non un bambino, però
l'aveva vissuta davvero quella, quell'epoca. Non dovete dimenticare che, ad esempio, nella piazza d'armi del castello Radetzky radunò le sue truppe durante le cinque giornate e che durante la fase risorgimentale milanesi patrioti furono uccisi proprio fuori dal castello, vicino a dove adesso appunto c'è la torre del Filarete. Quindi per un milanese dell'epoca rappresentava questo principalmente il castello, tant'è che in comune ebbero l'idea di abbatterlo di fatto il castello, perché rappresentava quella dominazione straniera su Milano. Ed è qui che entrerà in gioco proprio Luca Beltrami, perché come anticipato Beltrami è stato uno storico dell'architettura, quindi era ben consapevole del valore storico di questo castello, per cui si batté davvero per salvare di fatto il castello, e quindi è grazie a lui che oggi esiste il castello Sforzesco. Tra l'altro, se ci pensate, noi il castello lo chiamiamo immediatamente Sforzesco, per noi rappresenta quell'epoca di fatto, non lo colleghiamo alle dominazioni straniere, e in questo indubbiamente Beltrami insomma ci aveva visto lungo. Ma da questa fotografia d'epoca passo, forse, allora ho fatto 50 prove, scusate, che è due giorni che faccio prove, tutto funzionava ovviamente, il bello della diretta non funzionava niente. Passo sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie, perché sarà un viaggio tra passato e presente, quindi vedremo foto storiche, vedremo foto invece, immagini della modernità, usando appunto anche gli strumenti internet. E quindi su questo vi segnalo come prima cosa, prima di passare alle fotografie, la sezione Media Gallery del sito del castello, perché qui, qualora qualcuno di voi volesse ulteriormente scoprire i segreti del castello, c'è tanto. Ci sono le foto panoramiche, le utilizzeremo, ci sono i virtual tour, quindi le visite appunto virtuali con Google Arts, e sfrutteremo anche questo strumento. E poi c'è anche un luogo bellissimo che sono le biblioteche e archivi digitali, ed è proprio da lì che sono passata al sito del comune con le fotografie storiche. Ho preso alcune delle fotografie che vedremo lungo il percorso, e devo dire che sono foto meravigliose, quindi vi invito a spulciarle, anche perché per età nessuno di noi può aver visto quell'epoca. Ma noi passiamo alla modernità, quindi abbiamo attraversato idealmente la Torre del Filarete, noi ovviamente non abbiamo attraversato la versione posticcia, ne abbiamo attraversato una versione virtuale, ma nell'ottica ne avremmo attraversato la versione definitiva, e entriamo proprio nella Piazza d'Armi. Questa è appunto una foto panoramica, quindi potrò muoverla. Come avevo anticipato, quindi il castello fu costruito in epoca sforzesca, a partire soprattutto da Francesco Sforza. Francesco Sforza era divenuto il nuovo duca di Milano il 25 marzo del 1450, e fu lui a voler costruire questa fortezza militare. Qual era quindi la funzione iniziale del castello? Quello di difendere la città di Milano, non tanto e non solo i cittadini, quanto prevalentemente il territorio, quindi il ducato di governo appunto della famiglia Sforza, tant'è che viene costruito il castello in un luogo infatti strategico. Ora, se fossimo al castello, saremmo nel pieno centro di Milano, indubbiamente, ma all'epoca non era assolutamente così. Il castello infatti viene costruito nella periferia della Milano dell'epoca, e di fatto sorse sulle rovine di un castello più antico, che era il castello di Porta Giovia, una struttura militare che era stata costruita durante un'epoca precedente, il periodo dei Visconti, quindi il ducato precedente a quello degli Sforza. Il castello di Porta Giovia, già nel nome, ha in sé quel legame con la periferia, perché era addossato alla cinta muraria nei pressi appunto di una porta antica che era detta Porta Giovia. Ed è proprio sulle rovine di questa più antica fortezza che sorge il castello, che nell'ottica di Francesco Sforza doveva funzionare come fortezza militare, ma in realtà i due figli di Francesco, quindi Ludovico il Moro e cioè Galeazzo Maria, scusate, prima, e Ludovico il Moro poi, trasformeranno in una vera e propria corte ducale. Noi avremo un po' modo di capire che di fatto all'interno di questa struttura coesistono due realtà diverse: l'aspetto più curato ed estetico della corte ducale e la componente più militare. Ma noi iniziamo concentrandoci proprio sulla componente militare, a partire dalla Piazza d'Armi, che deve il suo nome al fatto che fosse utilizzata per le esercitazioni militari, quindi militari al servizio della famiglia Sforza. Però quando poi questa fortezza viene trasformata in corte ducale, la parte della piazza viene utilizzata anche per eventi festosi. E questo
questo aspetto mi ha, devo dire, sempre affascinato, perché in qualche modo crea una linearità e ci porta al tempo moderno, perché ancora oggi in effetti la piazza d'armi è utilizzata anche con questo scopo, è usata ad esempio come punto nevralgico durante Book City, nella fase estiva per il progetto è stata al castello, insomma tanti eventi ovviamente nelle stagioni più calde vengono organizzate proprio all'interno della piazza d'armi sfruttando le grandi dimensioni di questo ambiente. Però, come vi dicevo, la sua funzione originale, e anche del castello ovviamente, era quella di fortezza militare. Quindi comincio a girare sperando di non farvi venire la nausea e mi sposto nel lato verso la città dell'epoca. Perché se un milanese dell'epoca, per qualche motivo, avesse dovuto entrare all'interno della città, all'interno del castello dalla città, avrebbe attraversato proprio questo varco, perché questo era il lato del castello che affacciava verso la città di Milano. Ed è su questo lato che sono presenti due torrioni a forma circolare, che sono il torrione di Santo Spirito, che vedete da questo lato, e poi speculare dall'altra parte, come vedete, il torrione del Carmine. Due torrioni che hanno forma circolare. La torre a forma circolare, diversa dalla torre quadrangolare che di solito colleghiamo magari ai castelli di tipo medievale, va proprio nel 400 infatti a sostituire in parte le torri quadrangolari. Perché questa sostituzione? Intanto scusate, ora voi vedete purtroppo questa fase di me che accolgo. Perché appunto, vi dicevo, va a sostituire questo tipo di torrione la torre quadrangolare? Per due motivi in realtà diversi. Il primo motivo è legato alla funzione delle torri, perché nelle torri di fatto si andava a proseguire quel camminamento di ronda che veniva fatto lungo il camminamento delle merlate. Voi qua vedete che lungo il perimetro del castello corre un camminamento sopraelevato che è appunto il camminamento delle merlate. E nelle sommità delle due torri si poteva proseguire quel camminamento ovviamente da una visione più alta, quindi l'osservazione era di fatto molto più lontana, era più estesa. Perché quindi era meglio una torre circolare? Perché i camminamenti delle merlate sono caratterizzati dalla presenza di questi sette murari, che vedete anche sulle due torri circolari, che appunto vengono detti merli. Che funzione avevano questi sette murari? Lo scopriremo dopo, però danno il nome al camminamento delle merlate. Che cosa succede nelle torri quadrangolari? Beh, nelle torri quadrangolari questi merli, scusate, giro per farvi vedere attraverso un'altra torre, questi merli di fatto creano dei punti ciechi, perché negli angoli, nei due merli, i due merli si incontrano, diciamo così, e quindi non si può vedere. All'opposto, invece, in una torre, appunto, a forma circolare, l'osservazione è effettivamente a 360 gradi. Ma c'è anche un altro motivo, ed è un motivo più prettamente legato al tipo di armi introdotte all'epoca, perché nel 400 dovete pensare che viene introdotta la polvere da sparo. Ora, non immaginatevi che all'epoca utilizzassero armi sofisticate, di piccolo calibro, eccetera. No, erano armi grosse, appartenevano tutte alla grande famiglia del cannone, potevano essere più affusolate o meno, con bocche da fuoco più o meno grande, ma comunque come funzione erano simili ai cannoni, poi poteva esserci la colubrina, anche più piccola, come anche la bombarda. Beh, le torri quadrangolari sono più deboli rispetto a una torre circolare, proprio se colpite dalla palla di un cannone, quindi negli angoli in particolare hanno dei punti di fragilità che invece appunto non sono presenti nelle torri circolari. E poi al centro, ve l'ho già citata più volte, abbiamo quella che è detta la torre del filarete, una torre a gradoni a forma quadrangolare che serviva principalmente a rendere più monumentale, ad abbellire questo affaccio verso la città di Milano. E qua dobbiamo ancora una volta tornare indietro nel tempo e provare a immedesimarci, ed è ancora più difficile che immedesimarci in un milanese post-Unità d'Italia, in un milanese del 400 o in una persona più in generale del 400, non per forza milanese. Perché per un milanese o per una persona dell'epoca un castello non era una struttura affascinante, lo è per noi oggi, perché guardiamo con occhi moderni a qualcosa del passato, e quindi questo ci affascina. Ma per un uomo dell'epoca un castello era una fortezza strutturata con funzione militare, quindi era costruita in maniera pratica,
veniva costruita velocemente, era funzionale, non era tanto curato l'aspetto estetico, quindi non aveva quell'appeal per un milanese dell'epoca. Potrebbe essere un po' come per noi oggi visitare una caserma militare. Se abbiamo una passione particolare, ovviamente per il mondo militare ci può affascinare una visita del genere, ma se la nostra passione principale è l'architettura contemporanea, forse sceglieremmo di visitare altri luoghi piuttosto che una caserma. Però Francesco Sforza era attento all'aspetto estetico, soprattutto nel lato verso la città, voleva rendere meno quell'effetto militare di controllo su Milano e quindi crea qualcosa di più godibile da un punto di vista visivo, esteticamente più curato. E così commissiona ad un architetto per l'epoca forestiero, il Filarete, la progettazione appunto di questa torre a gradoni, nell'ottica anche di abbellire quell'affaccio verso la città di Milano. Ma quella torre già inizio Cinquecento di fatto fu distrutta e, come già anticipato, fu poi ricostruita appunto da Luca Beltrami. E quindi qua, o meglio, su progetto di Luca Beltrami, ecco, non proprio direttamente da Luca Beltrami. E allora qui ritorno alle immagini d'epoca. Quella che vedete, infatti, è una fotografia datata, come vedete, all'inizio del Novecento. Quella che state vedendo è la Torre del Filarete, ormai in una fase finale di cantiere, indubbiamente. E vi faccio anche notare, poi capirete con dettaglio interessante, il tipo di ponteggio che viene utilizzato, perché non è un ponteggio da terra, ma è un ponteggio autoportante che è sostenuto di fatto già dalla struttura, della torre. Un ponteggio simile in realtà ai ponteggi che venivano utilizzati anche nell'epoca di costruzione originale del castello. Qui quindi abbiamo questa immagine che ci presenta il castello, la Torre del Filarete, ma ve ne faccio vedere anche un'altra molto particolare, perché da questa parte quello che state vedendo sono gli operai che stanno lavorando nella costruzione proprio della torre detta del Filarete. Una torre che in realtà si chiamerebbe di Umberto I, questo perché quando fu ultimata la costruzione della torre era da poco morto, re d'Italia Umberto I, che era stato ucciso in un attentato anarchico fuori da Villa Reale a Monza, e così si decide di dedicare a lui la torre. Non so se ci abbiate mai fatto caso, ma nel lato della torre verso l'esterno, quindi per intenderci verso la fontana, si vede un uomo a cavallo baffuto. Ecco, quell'uomo a cavallo baffuto non è un discendente della famiglia Sforza, è Umberto I, perché a lui viene dedicata la torre. Però, poiché l'architetto che aveva originariamente progettato la torre era Filarete, poi viene detto anche del Filarete. Ma torniamo a questa fotografia. Certo, è strana forse per noi questa immagine, anche perché è un'immagine, diciamo, che ci fa vedere di un'epoca in cui la sicurezza nei cantieri era leggermente diversa, ma soprattutto è un'immagine che ci permette di cominciare a vedere quella Milano che stava cambiando proprio in quell'epoca, perché noi qui siamo dopo il processo di industrializzazione, tanta forza lavoro dalle campagne era arrivata verso la città era troppo piccola e questo porterà a una prima importante espansione della città di Milano proprio a partire da inizio Novecento, quando in maniera graduale verranno annesse alla città quelle zone esterne, dette corpi santi, che erano poi dei villaggi orbitanti attorno a Milano, ma che non erano parte del tessuto urbano, che diventeranno poi quartiere della città. Lambrate, che è tra l'altro il mio quartiere, piuttosto che Cimiano, erano un tempo dei villaggi. Cimiano addirittura era un villaggio che esisteva già in epoca romana. E quindi qua vediamo ai piedi dei nostri operai al lavoro già una città che inizia ad espandersi. Però vi dicevo appunto che la torre viene ricostruita, e quindi qualcuno di voi potrebbe dirsi: ma forse allora è tutto falsato, allora stiamo vedendo quella che è l'invenzione di Beltrami, non stiamo vedendo il vero castello. In realtà no, perché Beltrami era uno storico dell'architettura serio, che farà una ricerca filologica d'archivio per arrivare a comprendere come dovesse essere originariamente la struttura del castello. E allora, senza fare anche noi ovviamente una ricerca d'archivio filologica che richiederebbe forse troppo tempo, vi faccio vedere un'immagine che ci permette di capire un riferimento possibile. Questa è un'opera di un artista napoletano d'origine, per questo ho detto Francesco Napoletano, in realtà si chiamava Francesco Galli. Qui siamo proprio in epoca sforzesca, quando viene realizzato questo dipinto. Francesco Napoletano, tra l'altro, è stato un allievo di Leonardo, lo si coglie con questo suo legame indubbiamente con Leonardo, ma nella lettura dell'opera non mi addentrerò perché poi è tema anche di altre visite. Quello che a me interessava farvi vedere è la parte di paesaggio. Da un lato avete un paesaggio con veduta atmosferica molto alla maniera
maniera di Leonardo. Da questa parte uno scorcio urbano. Vi faccio vedere più nel dettaglio per farvi capire meglio che scorcio urbano stavamo guardando. Se osservate dietro al bambino, si vede proprio una fortezza militare, ma non una fortezza militare qualunque, non qualcosa di casuale. No, la fortezza militare che state vedendo è proprio il castello sforzesco. E così vedete i due torrioni che vi avevo mostrato, quindi il torrione di Santo Spirito e quello del Carmine, e al centro proprio la torre del Filarete, che all'epoca ancora esisteva, non era ancora stata distrutta, a gradoni, come poi nella ricostruzione di Luca Beltrami. Ma torniamo adesso alla nostra immagine panoramica, quindi torno alla fotografia che vi stavo facendo vedere prima per farvi vedere l'altro lato di questo castello, della Piazza d'Armi. Intanto, scusate, devo accettare ancora delle persone, voilà. Ed ecco qua, da questa parte possiamo cominciare a vedere quel dialogo di cui vi anticipavo tra parte militare e parte invece, diciamo così, più curata, la zona della cosiddetta corte ducale. Da questa parte infatti avete una zona militare, questa è l'area della Rocchetta, o meglio, è uno delle mura esterne della Rocchetta. La parola Rocchetta, forse a qualcuno di voi, ai bambini di solito è così, fa venire in mente l'acqua. Ora, non c'entra ovviamente niente l'acqua, però potrebbe farvi venire in mente anche la parola Rocca. Rocca è comunque una struttura militare, non è proprio un castello, però è una fortezza militare. La Rocchetta quindi ci dà l'idea che sia una rocca più piccola, ed è esattamente questo. La Rocchetta infatti era l'ultimo baluardo difensivo della famiglia Sforza. Il castello nel castello, potremmo dire in maniera più semplice. Quindi esternamente la Rocchetta, che è quadrangolare, ora qua ne vedete sul muro, ma è quadrangolare, si presenta come una fortezza militare. Torre di avvistamento, torre di controllo, muro continuo, vedete che non ci sono finestre, camminamento di ronda. Da questa parte invece avete un lato della corte ducale, quindi da questo lato cominciate invece al contrario a vedere delle finestre. Se qui la differenza non è così, diciamo, immediata, in altri punti ve lo farò vedere invece si nota maggiormente la distanza proprio estetica tra corte ducale e struttura militare. A questo punto forse qualcuno di voi però si chiederà, ma delle fasi antiche, delle epoche, no? delle fasi di dominazione straniera, è rimasto qualcosa? Sì. Qua, ad esempio, vedete una scultura, zoom un pochino, vedete una scultura che rappresenta un santo molto venerato in Austria, che è San Giovanni Nepomuceno. Resto, appunto, della dominazione austriaca. E da questo lato, invece, questa struttura addossata a una delle mura perimetrali è il cosiddetto ospedale spagnolo, che ospita oggi la Pietà Rondanini di Michelangelo, che è stato tra l'altro oggetto di una visita guidata di qualche settimana fa. Quindi qualche resto delle dominazioni in realtà è poi rimasto. Vi faccio vedere un'ultima cosa da qua, poi torno alle foto storiche, anzi due, perché noi poi da qua idealmente attraverseremo questo arco per poi passare alla zona della corte ducale. Ma quello che io volevo farvi vedere sono anche questi buchi che voi vedete lungo di fatto tutte le mura. Forse potreste pensare che questi buchi avessero una funzione militare, assolutamente no, sono resti della costruzione. Erano i cosiddetti buchi che servirono appunto nella realizzazione del ponteggio autoportante. E quindi torno nuovamente alle immagini storiche e vi faccio vedere questa immagine che precede di fatto il restauro di Luca Beltrami, per farvi vedere la stessa veduta, ma in un'altra epoca, guardate com'è diversa. Riconosciamo gli elementi, perché qua riuscite tranquillamente a rivedere nuovamente la Rocchetta, tra l'altro qua si capisce meglio che è una struttura quadrangolare, ne vedete la torre di protezione, però da questo lato sembra quasi di entrare in un casolare in campagna, non sembra neanche la corte ducale come siamo abituati a vedere, e se notate sono anche addossate alla struttura originale una serie di altre strutture che furono aggiunte nel corso del tempo e che sono poi state eliminate proprio in occasione del restauro. Ma in realtà io volevo ritornare
al tema di cui vi parlavo prima dei buchi pontai e volevo farlo attraverso un'immagine meravigliosa. Questa è una parte di un affresco stupendo che è conservato a Siena nel Palazzo Pubblico, è un'opera di Ambrogio Lorenzetti, ci porta fuori ovviamente dal tema legato alla città di Milano. È un'immagine, meglio, è un'opera in questo ciclo d'affreschi che vi invito assolutamente a vedere se vi capita di passare per Siena. Questo dipinto di Ambrogio Lorenzetti va visto. Questa è soltanto una parte del dipinto. È un'opera che secondo me ha una sua attualità continua nel tempo. Ora non voglio addentrarmi in questioni politiche, anche perché non mi competono per niente, però trovo che questo dipinto di Lorenzetti sia valido sempre, per qualsiasi epoca, funziona sempre. Ecco. Perché Ambrogio Lorenzetti sta facendo un'opera politica, anche perché il dipinto era destinato al Palazzo Pubblico e crea l'allegoria del buono e del cattivo, del buon e cattivo governo. Il buon governo è ispirato dalle virtù, il cattivo governo ovviamente no. E questa è la parte allegorica, però poi bisogna raccontarlo negli effetti, che cosa vuol dire buono e cattivo governo. E Ambrogio Lorenzetti lo fa attraverso la narrazione della città, opponendo due città diverse, una città ben governata contro una città mal governata. E io vi faccio vedere la parte della città governata da un buon governo. È una città in parte idealizzata, però non del tutto, è Siena, è una Siena che Lorenzetti si augura sempre ben governata, e lo si capisce perché qua, dettaglio senese, avete la cupola e il campanile proprio appunto della cattedrale della chiesa di Siena. Ma com'è una città ben governata? Beh, è una città dove si vive bene, lo si vede, guardate loro in primo piano come sono felici in qualche modo, hanno una loro allegria in questo, ma soprattutto una città dove si è sicuri, ci si muove, ci sono scambi, loro sono pronti a partire, c'è qualcuno che è arrivato dalle campagne, ci sono gli scambi commerciali, ci sono le attività mercantili e commerciali. È una città dove si insegna, dove si impara e soprattutto una città ben governata, una città che cambia. Non è una città che dimentica il suo passato, ma è una città che è sempre in fermento. Boccioni, che è stato un artista futurista di inizio Novecento, avrebbe usato un termine come la città sale. Ecco, una città ben governata sale. Non per forza in verticale, non è che devono diventare tutti i grattacieli, ma una città che continuamente cambia ed è quello che accade anche nella città dipinta da Ambrogio Lorenzetti. E infatti voi qua dietro vedete un dettaglio di una casa, di un edificio in costruzione. Ve lo faccio vedere meglio. Ok, ecco qua. Ve lo faccio vedere meglio in questo dettaglio che vi permette di capire com'era il ponteggio autoportante. Vedete che le travi di legno sono inserite appunto all'interno dei buchi pontai, sopra sono appoggiate le assi piane che permettevano al muratore di lavorare, diciamo, più o meno in sicurezza. E qua li vedete proprio intenti a costruire il muro, mentre da questo lato vedete gli altri muratori che stanno portando del materiale edile per la costruzione del muro. Ma noi, come vi dicevo, ci spostiamo, passiamo attraverso l'arco e passiamo nella zona della Corte Ducale. Ed eccola qua la Corte Ducale, ancora una volta in una foto d'epoca, anche questa è una foto che risale al momento dei restauri di Beltrami, qualcosa diciamo rappresenta, lo ritroviamo anche nel castello attuale, qualcosa meno. E anche qua quell'aspetto da casolare, devo dire, rimane. Mi piaceva molto questa immagine perché immaginavo che questo personaggio alla finestra stesse sbattendo una tovaglia, non so perché mi dava questa immagine. E questa però è la corte ducale dell'epoca di Beltrami. Ma sappiamo bene com'è la corte ducale adesso, se uno attraversa il castello, insomma, lì in qualche modo ci finisce. Però non sappiamo. Teoricamente non sappiamo com'è la Corte Ducale nell'aprile del 2020, perché nessuno di noi può esserci. E allora vi mostro questa foto. Qua. Questa è una foto di un custode, ho messo solo il nome, non è stato messo anche il cognome per questioni di privacy, non ero sicura che volesse essere conosciuto anche per cognome. Comunque, questa è una foto fatta dai custodi. Non immaginatevi che il castello sia chiuso all'abbandono e che possiamo andare a trafugare le opere. Ecco, no, il castello è custodito anche mentre noi siamo a casa. Però le persone che ci passano sono meno. Questa è una zona indubbiamente molto affollata da turisti normalmente, non lo è chiaramente in questa foto. E così i protagonisti diventano altri. E allora in questa fotografia, e da qui ti ho chiesto all'amico di poter usare questa sua foto, vedete questa mamma anatro con i suoi anatroccolini, libera, tranquilla, nella vasca d'acqua che siamo abituati a vedere. Vasca d'acqua che invece, al contrario, non era ancora presente nell'immagine che vi ho fatto vedere prima, quindi nella fotografia della Corte Ducale, che precede, diciamo, un po' i lavori di Beltrami.
Non mi addentro però nella descrizione della corte ducale e non lo faccio, primo, perché sennò questa lezione diventa molto lunga, e secondo perché tra 2 settimane verrà fatta proprio una visita guidata legata alla corte ducale, quindi rischierei di dirvi delle cose che potreste sentire tra 2 settimane, magari qualcuno di voi ha voglia di seguire anche quella visita guidata e dopo si sente di non volerlo più fare perché ha già tutte le informazioni. Allora noi la corte ducale la lasciamo qua, lasciamo qui questi anatroccolini e proseguiamo, perché noi ora dobbiamo andare in pinacoteca. Dall'esterno entriamo, quindi passiamo per delle scale e lo facciamo anche qui attraverso una foto d'epoca. Questa è una zona che è stata un po' modificata anche perché questa è un'area che è stata poi bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, come poi anche il primo piano dove c'è appunto la pinacoteca. Vi faccio notare un dettaglio, giusto? Se notate, qui ci sono degli scalini per salire molto bassi e questo devo dire rende più morbida la salita, non è così faticosa la salita al primo piano e alla pinacoteca. Perché sono così bassi questi gradini? Anche qui furono riproposti i gradini come dovevano essere in epoca sforzesca, negli anni di Galeazzo Maria Sforza, successore al padre Francesco Sforza, quando inizia tutta la trasformazione della corte ducale. Vengono pensati così perché all'epoca Galeazzo Maria voleva portare sul cavallo, non perché fosse pigro, cioè non lo so, magari anche per quello, ma non per una questione di pigrizia, ma per una questione di sicurezza. Ora, io non penso che si portasse proprio il cavallo in camera da letto, però non c'ero e non lo so. Però immagino se lo tenesse lì sulla loggetta, in modo da poter eventualmente fuggire molto rapidamente dalla struttura del castello. E allora perché scalini bassi? Beh, perché il cavallo non è in grado di fare delle scale, diciamo, tra virgolette, normali. Non gli servì a niente questo scrupolo, perché poi in realtà il povero Galeazzo Maria Sforza fu ucciso nel 1476 fuori dalla chiesa di Santo Stefano, proprio tra l'altro il giorno di Santo Stefano, quindi il 26 dicembre. Ma noi adesso abbandoniamo questo passaggio verso, diciamo, indietro nel tempo e ritorniamo alla modernità e lo facciamo attraverso Google Arts. Con Google Arts, appunto, si possono visitare i vari ambienti del museo. Noi quindi qua siamo già al primo piano dove c'è la zona della Pinacoteca. Non va attraverso tutta la pinacoteca, anche perché velocemente forse vi veniva anche la nausea. Ho voluto però farvi capire un attimo come funziona, iniziando un pelo prima, perché noi dobbiamo andare proprio in questa stanza. E a piedi ci avremmo messo qualche istante in più, e invece, grazie a Google Arts, in un istante vedete che siamo già qua. Questa è l'ultima sala, del castello, scusate, della Pinacoteca, e all'interno di questa sala sono conservate delle vedute di paesaggio di vario genere. E ovviamente tutto il giorno che funziona, ora non funziona più. Vabbè, voi fidatevi perché tanto poi le foto ve le faccio vedere meglio. Comunque ci sono vedute di vario genere. Ci sono vedute, e voilà, ecco che ripreso a funzionare così non rimangono parole vuote. È il bello della diretta. Vabbè. Comunque vedete che ci sono qui, vedete solo le prediche da letto, però qua intravedete anche una veduta di paesaggio. Io mi concentro sulle vedute cittadine, ma non parto in realtà dalla veduta di Canaletto, vi faccio vedere. Ok. Già, ero preoccupata che neanche questa funzionasse, vi faccio vedere le foto, cioè noi qua praticamente vedremo queste opere che io vi ho selezionato qua per farvi vedere di qualità migliore, perché da lì comunque anche se fossimo riusciti ad entrare meglio, diciamo così, non saremmo riusciti così bene a vedere le fotografie. E sono fotografie appunto di narrazione della città. Partiamo da questa prima immagine di Alessandro Magnasco, opera di Alessandro Magnasco, opera del 1700, come vedete, 33. Si tratta del mercato, il mercato del Verziere, quindi siamo proprio in una opera milanese, Zummo. Ecco qua, zoom un po', poi zoomerò maggiormente. Vi volevo subito far notare un aspetto importante di quest'opera, cioè la complessità, perché questo dipinto ha in sé in qualche modo competenze artistiche diverse. Andiamo con ordine. Da un lato c'è la descrizione dello spazio urbano, molto precisa, vedete, molto puntuale, ordinata anche nel gioco di linee, una descrizione effettiva dello spazio della zona del Verziere. Poi, e qua devo per forza di cose un po' zoomare, c'è la parte della natura morte. Questa è un'altra competenza ancora. Vi faccio notare che sono descritte perfettamente la frutta, la verdura, i formaggi, l'oggettistica, il vasellame, con tanto anche di gioco di luce nel vasellame,
il pesce, i salumi, le salsicce, restituisce proprio l'immagine del mercato, dei colori anche del mercato, e lo fa in maniera molto puntuale. Questa è ancora un'altra competenza. E poi ce n'è un'ultima, che per noi è la più importante, che è quella della descrizione umana, perché questi personaggi vengono descritti con un fremito di vita, sembrano quasi muoversi, li vediamo, percepiamo l'animosità di questa situazione. Sono tre competenze diverse, vi dicevo, che appartengono ad artisti diversi. Non sappiamo chi abbia realizzato la spazio urbano, né chi abbia realizzato le nature morte. È un lavoro di squadra, d'équipe. Magnasco che cosa ha fatto? Quello per cui è reso celebre, cioè la capacità di descrivere quel fremito di vita nei piccoli personaggi. Perché vi faccio vedere questa immagine? Beh, primo perché rientra ovviamente nel tema, ma anche perché questa immagine è un po' un pretesto per noi per ragionare sulla città. E secondo me sulla città in questi giorni ci stiamo ragionando. Perché è una città ferita quella che stiamo vivendo. Pensate, penso chiunque probabilmente tra voi avrà visto alcune immagini, non solo della città di Milano, ma anche di altre città che magari per viaggi di lavoro, di vacanza avete avuto modo di visitare. Come è strano, quasi alienante vedere queste città vuote, così silenziose. Invece in questa veduta del Verziere, appunto di Magnasco, viene restituito quell'aspetto di animosità. Certo, è una città di un'epoca diversa rispetto alla nostra, però sembra di percepire il rumore di quella città, la carrozza che passa dietro, le contrattazioni nel mercato, il chiacchiericcio, ci sembra di sentire quei rumori che in questo periodo in città sentiamo molto meno. Non è che non ci siano più rumori, i miei vicini sui balconi fanno molto rumore continuamente, però sono rumori diversi da quelli che colleghiamo più facilmente alla città. E se qui l'aspetto importante è indubbiamente l'aspetto umano, che coesiste però con lo spazio urbano, come vedete, e su questo volevo sottolineare anche un altro aspetto. Gio Ponti è stato un importante architetto milanese di nascita novecentesco, in Amate l'architettura dirà che l'architettura è una sorta di che la città, o meglio, la città è un palcoscenico. È come se le architetture fossero delle quinte teatrali della nostra vita, non che la nostra vita sia una farsa teatrale, ci mancherebbe. Però sono delle quinte teatrali che facilitano o meno quello scambio tra umani. Qui noi vediamo uno scambio positivo, l'attività del mercato si presta bene a questa piazza, ma possiamo pensare anche ad esempi invece di architetture che in qualche modo negano o non facilitano quelle interazioni umane. E se qui c'è quindi questo dialogo, al contrario invece nell'opera, vediamo se ci arrivo, sì. Nell'opera di Bernardo Bellotto è stato nipote di Canova, qui abbiamo però non una descrizione veneta, bensì una descrizione milanese, perché qui avete il Broletto, il Palazzo dei Giureconsulti, anima la città di presenza umana, perché le intravediamo ovviamente, però si concentra su un altro aspetto della città, il dialogo. Il dialogo che è anche un dialogo incongruo, e qua è interessante in tal senso, perché se voi notate avete due edifici che dialogano tra loro, che noi siamo anche abituati a vedere tra loro, non esattamente così, però siamo abituati a vedere, che diventano protagonisti grazie a questo contrasto netto tra l'ombra nella parte bassa e la luce invece sulle architetture, che va a enfatizzare anche le differenze materiche, che ci raccontano di epoche diverse. Un palazzo più antico, quindi il Palazzo del Broletto, e il Palazzo dei Giureconsulti invece più moderno. Un dialogo che funziona, perché questa è la città, no? Se ritorniamo a quell'idea del buon governo di Ambrogio Lorenzetti, anche lì questa idea l'abbiamo in qualche modo vista, indubbiamente, no? La città cambia, ma in sé anche il passato. E questo noi lo percepiamo in quel narrazione fluida che è la città. Pensate a Piazza Duomo, ad esempio. Su Piazza Duomo affacciano edifici diversi ed epoche diverse che inspiegabilmente, in maniera armonica, riescono a dialogare tra loro. E questo contrasto noi lo vediamo anche qua. Protagonista è la luce, non è un caso, è un artista veneto ed è il nipote di Canaletto, che è l'artista della luce per eccellenza. Ma non è l'artista della luce per eccellenza unico. È perché è un pittore veneto. Nella pittura veneta la luce è un elemento importantissimo. Lo è anche perché la luce di Venezia è una luce unica, che non può che ispirare i pittori, che non può che ispirare Canaletto nelle vedute di Venezia. Quelle vedute che in parte furono anche acquistate dai viaggiatori del Grand Tour, l'Italia meta, ambita per la nobiltà, in questo viaggio di formazione del giovane nobile, nell'ottica di portare ricordo della bellezza di questi luoghi. E anche qui abbiamo un artista, Canaletto, che è preciso nella narrazione molto puntuale, veramente epidermica dei dettagli cittadini. Vi faccio vedere
come arriva a descrivere, no? Sembra quasi, sembrano tangibili, sembra di poter toccare quasi queste architetture, ma non si concentra solo sull'architettura, l'anima di queste presenze, con delle ombre più delicate, indubbiamente rispetto a quella di Bellotto vista prima, che però rendono anche quel senso di profondità dello spazio che stiamo osservando. Perché questa attenzione anche all'aspetto umano? C'era anche in Bernardo Bellotto, sebbene magari non erano i personaggi umani i protagonisti, c'erano. Perché? Perché sono città e su questo vi faccio ragionare. Pensate se stessimo vedendo dei dipinti di campagna, natura, natura incontaminata. Non ci risulterebbe alienante l'assenza di presenza umana, perché la natura esiste a prescindere dall'uomo, no? Siamo una natura incontaminata. Ci risulta consono il fatto che un paesaggio possa essere anche incontaminato. Ma ora immaginatevi il senso di angoscia che proveremmo nella narrazione di uno spazio urbano vuoto. Immaginatevi di vedere questo dipinto, oppure anzi, così vediamo anche l'altro, di vedere quest'altro dipinto, sempre ovviamente di Canaletto, togliendo tutto quello che è legato all'attività umana. Togliamo la barca qua, togliamo le gondole, togliamo tutti questi personaggi, cioè tutto ciò che anima, lasciamo solo le architetture, lasciamo solo quel fondale architettonico, quel proscenio, diciamo così, lasciamo soltanto quello. Beh, ci risulterebbe angosciante, ci risulterebbe in qualche modo estraniante, metafisica, tant'è che la pittura di De Chirico, ad esempio, se avete in mente, è privata spesso nelle narrazioni urbane della componente umana e questo dà quel senso d'angoscia che è trasmessa proprio nella pittura di De Chirico. Perché ci trasmette questo senso d'angoscia, l'idea di vedere un dipinto legato al tema della città senza personaggi? Perché la città, a differenza della natura incontaminata, è strettamente legata all'uomo. Siamo noi che le abbiamo costruite le città, che ne abbiamo costruito la bellezza, questo vale indubbiamente anche per Venezia. E quindi la presenza umana è qualcosa che per noi è necessario collegare alla città, nell'animosità in qualche modo della città. Ma ora noi torniamo, chissà se siamo fortunati. No, ovviamente no, però volevo solo farvi vedere una cosa. Voi immaginatevi, perché tanto non era importante, era una porta, adesso non è che vi volevo far vedere una cosa sconvolgente che avrebbe cambiato tutta la vostra vita. No, era una porta, però voi immaginatevi di poter girare di qua. Se girasse da questo lato, arrivereste a una porta. Non tanti lo sanno, dove porta questa porta? Se scusate la ripetizione. Beh, porta al prosieguo del museo, alla parte, diciamo, dedicata alle arti decorative. E anche in questo ovviamente non mi addentro perché non è parte della mia visita, ma sarà. Bene. Allora, scusate, non capisco. Perché questo non va. Era quella più importante, non va. Scusate, che intanto verifico se. No, basta. Niente, scusate, il bello della diretta. Vabbè, allora gli devo fare tutto un giro, vabbè, così imparate a usare Google Earth, che magari lo vedevate l'ora di farvi tutto un giro andando contro i buoi. Allora, scusate, devo riprendere tutto da capo, scusate, mi ero organizzata benissimo, è una tristezza quando non si organizza bene le cose vanno così. Allora, noi qui dove siamo finiti, però prima di tutto, praticamente con un volo siamo finiti alle Merlate, però purtroppo non è questo il pezzo che dobbiamo fare, quindi spero di non farvi venire la nausea perché devo cominciare a incamminarmi per arrivare, ahimè, fino a dove dobbiamo andare, perché sennò tutto il mio discorso è monco di una parte importante. Appunto, vi dicevo, queste sono le merlate, che sono un camminamento militare. I militari non lo facevano, ecco, così veloce come lo stiamo facendo noi, che in un istante siamo di là, manco a piedi durante una visita guidata, ecco, è così veloce la cosa, anche perché siamo esseri umani, ora è vero che possiamo correre come Bolt, però magari non proprio durante una visita guidata. Vi dicevo, appunto, era un camminamento utilizzato durante il servizio di ronda. Questa era la sua funzione, era una funzione militare. Ora non immaginatevi, però vi dicevo che questi cavalieri facessero tutto questo giro panoramico bellissimo. No, in realtà ai soldati veniva assegnata solo una porzione del camminamento e questi nel loro turno, tra l'altro turni diurni e notturni, semplicemente per magari 8 ore si facevano solo un piccolissimo pezzettino di questo camminamento. Magari immaginatevi che un militare andava da là in fondo a qua avanti e indietro per 8 ore, insomma non credo che fosse proprio entusiasmante. Vi dicevo appunto era un pezzettino
percorso un camminamento di ronda. Perché sono voluta arrivare però fin qua? Perché volevo farvi capire una cosa. In che spazio del castello noi eravamo quando abbiamo visto le opere di Bellotto, Canaletto e Magnasco? Qua, in questo ambiente. E nello specifico i due dipinti di Canaletto sono appesi su questo muro. Ecco, qua c'è una porta che appunto vi dicevo che conduce a questo pezzo. Si esce qua, si sale queste scale e poi da qua si prosegue al resto del percorso museale. Quindi questo vuol dire che un piccolissimo pezzettino delle merlate si può fare anche da visitatori, perché il percorso intero delle merlate può essere fatto ma con visita guidata, accompagnata. Ma se uno, per dire, c'ha lo sgribizio di portare una persona a vedere una cosa per un minuto, ecco, questo piccolo pezzettino si può fare. Per questo volevo arrivare più in qua per farvi vedere, ma anche per farvi vedere un'altra cosa che per me è importante. Questa, quando sono al camminamento delle merlate, è la mia veduta preferita, perché riassume tutto. Perché noi qui vediamo quel coesistere dei mondi diversi, le parti militari, no? Le due torri, la Torre Bella, quella curata del Filarete, e quel dialogo, quel contrasto tra una zona militare, questo è sempre un muro della Rocchetta, e una zona invece curata esteticamente, appunto la zona della Corte Ducale che intravedete da questa parte. Vi dicevo, questo è un camminamento militare, è un camminamento che veniva utilizzato dai militari al servizio della famiglia Sforza in tempo di pace, potenzialmente anche in tempo di guerra, poi in realtà non fu mai utilizzato. In tempo di guerra, da semplice camminamento diventava un'arma attraverso questi buchi, che sono dette caditoie. Da qui, attenzione, lo lanciavano l'olio bollente, questa è una concessione, diciamo così, letteraria, da letteratura fantasy, da film legati al mondo medievale, no? Era troppo prezioso l'olio per sprecarlo per una cosa del genere, venivano magari lanciati sassi, cose ingombranti, cose così. E poi l'altra caratteristica appunto delle merlate è la presenza dei merli, come vi dicevo, che non hanno funzione estetica, servivano come scudi architettonici per proteggere il militare durante un eventuale attacco. Muro continuo, vedete che è un'alternanza di finestre e mura. Muro continuo e muro caratterizzato dalla presenza di una feritoia a forma di imbuto. Il balestriere, quindi militare armato di balestra, sfruttava la feritoia per lanciare la freccia e rimanere protetto però dalla feritoia. Il militare invece semplice, quello che magari usava quelle caditoie, per controllare l'esterno usava il muro, che invece vedete essere continuo senza la presenza di questo buco. Ma da questa parte che cosa si vedrebbe se dovessimo guardare all'esterno? Allora, vi faccio vedere. Allora, da questa parte noi vediamo la zona di Parco Sempione, qua si intravede l'Arco della Pace, qua c'è una parte, una cosa momentanea, qua vedete la Torre della Rai, ora non riuscite a vederlo, ma da questo lato si vedrebbe anche la parte di City Life, si vedrebbe la Torre Branca dell'architetto Gio Ponti, qua Parco Sempione. Comunque qua si vede la città, indubbiamente, no? Vediamo il proseguo della città. Ma all'epoca si vedeva anche lì, il proseguo della città? No, perché da questo lato si vedeva la campagna esterna alla città di Milano. L'unica cosa che vedevano era che c'era già, era il parco, però non era un parco così, non solo perché non c'era Luna Park che vedete in questa immagine, ma anche perché non era un parco in inglese, era un parco privato, era il parco della famiglia, non è che era il parco aperto al pubblico come l'attuale Parco Sempione, però la zona del parco la vedevano, ma oltre al parco avrebbero visto la campagna. Vi faccio capire meglio attraverso una pianta di Milano. Eccola qua, questa è un'immagine, questa è, scusate, una veduta prospettica di Milano del 1573. Quindi siamo già oltre la fase sforzesca, siamo già negli anni di dominazione spagnola. Infatti qua voi vedete già i bastioni, quindi la cinta muraria che corrisponde alla fase spagnola. La Milano degli Sforza era dentro la cinta muraria ancora medievale, che vedete segnata qui nel canale, ma in realtà stava già cominciando a espandersi fuori dalla cinta muraria, però era un po' più piccola rispetto a questa veduta che è successiva. E poi per dovere di cronaca, qua vedete anche segnalato il lazzaretto di anche nonché Manzoniana Memoria. Ma quello che a me interessava è la struttura del castello, che vedete qua. E da qua si capisce bene quello che vi spiegavo, perché questa è la zona dell'ingresso verso Milano. Quindi qua un tempo c'era la Torre del Filarete, però quando viene realizzata questa veduta prospettica la torre già non c'era più. Avete i due torrioni, quindi qui avete la zona della Piazza d'Armi e poi più avanti avete la Corte Ducale da questa parte e il cortile della Rocchetta da questo lato. Queste due parti, quindi Corte Ducale e Rocchetta, in realtà erano fuori dalla città di Milano e noi con la veduta che vi ho appena mostrato eravamo esattamente qua. Quindi avremmo visto,
se fossimo stati dei militari di epoca sforzesca, non il proseguo della città, ma appunto avremmo visto la campagna. Vi faccio vedere un'ultima cosa, ritornando a quella parte di Merlate che per mia fortuna funzionava. Questa è una parte del camminamento che normalmente non viene fatta perché porta un torrione che non è visitabile perché c'è dentro una cisterna d'acqua, non di epoca sforzesca, molto più recente. E qui avete la visuale sulla piazza d'armi, vedete, la torre del Filarete, sullo sfondo quello skyline che cambiano di Milano, quindi vedete la struttura del Diamantone, queste sono le torri residenziali in piazza Alvar Aalto, nella zona sempre di Porta Nuova. Questo non c'entra con il progetto di Porta Nuova, questa in realtà è la sede di Regione Lombardia, la nuova, diciamo ormai nuovo qualche anno, comunque la nuova sede di Regione Lombardia, e poi da questa parte invece la torre dell'Unicredit. Ma per concludere io vorrei farvi vedere un'immagine di una Milano che potremmo vedere da qua, dalla cima della torre detta di Bona di Savoia, perché nel percorso, se ci pensate, ci manca un protagonista, ci manca il Duomo, che normalmente nel camminamento delle Merlate si potrebbe vedere da questo pezzo, ad esempio. Noi invece lo vediamo da qua sopra, dove per questioni di sicurezza non si può andare, e lo facciamo attraverso una fotografia che precede tra l'altro la realizzazione della Torre del Filarete, per cui qua avete il muro della Piazza d'Armi verso la città di Milano. Questa struttura che vedete non esiste più, era stata realizzata in occasione dell'esposizione del 1881. Qui sullo sfondo appunto troneggia il Duomo, che dialoga con l'edificio molto più moderno, che è la cupola di Galleria Vittorio Emanuele, e da questa parte invece una torre campanaria, è la torre della chiesa di San Gottardo. La chiesa di San Gottardo è la chiesa che si trova esattamente dietro Palazzo Reale. E infatti, per concludere, è proprio dalla torre di San Gottardo che vi faccio vedere il Duomo di Milano. Questa è una foto che ci porta di nuovo come protagonista Luca Beltrami, che lo vedete qui di profilo durante la fase di restauro della torre di cui vi parlavo, e sullo sfondo appunto il Duomo. E ho deciso di finire la mia visita con una frase tratta da un libro di Bauman, il titolo di questo libro è Il disagio della postmodernità, una frase che mi sembrava molto adatta non solo per il periodo storico che ci troviamo a vivere, ma che in qualche modo racchiude un po' anche quello che è il percorso che abbiamo fatto. Se si priva il mondo della bellezza, non c'è rimedio all'umiliazione, ma è difficile che ci sia bellezza nel mondo senza solidarietà per gli umiliati.